Eccoci qua, bentornati, bentornati e ancora qui siamo per aspettare tutti insieme il 2024. Ma che favola sei? Ho cambiato perché siamo proprio agli sgoccioli di questa serata, ci inoltriamo, siamo sempre più vicini alla mezzanotte. Allora, un po' di magia ci vuole. Di magia che ci porta questa sera il mago Domin. Buonasera. Buonasera. Grazie per l'invito, eccomi. Guarda, pure io sarei in grado di fare la magia. Tu potresti farci... A mezzanotte faccio scomparire il 2023, faccio comparire il 2024. No, io farei sparire quelli che si sono comportati bene. Brava, è un brava, po' complicato, brava. Mago? No. Non è impossibile, assolutamente. Allora, questa sera ci hai portato dei numeri straordinari. Vorrei offrire da bere con questa magia, posso? Certo. Beh, siamo alla vigilia, quindi è importante offrire ai nostri ospiti qualcosa di fresco. Sì. Osservate attentamente. Bravo Domin! C'è una bottiglia di troppo? Ci sto sapendo più niente. Ma dove ce la vedi? No, posso chiederti una cosa, Mago? Sì. Ma si potrebbe fare così anche con i soldi, le banconote? Certo. Si potrebbero moltiplicare così come i pani, come i pesci? Ovviamente, certo, si può fare. Non ho il calice perché per la magia è un po' più grande come, ma non diciamo. Ti preoccupare, l'importante è brindare a te. Grazie Domin, grazie, complimenti. Non finisce qui, perché vedo comunque degli altri strumenti interessanti. Sì, abbiamo una scatola dei desideri, giusto per un istante, puoi controllare un attimo Antonio qui all'interno? Non c'è nulla e osservate attentamente. Sono i miei, vedi? Ma non basta, non è abbastanza. Wow! Bravissimo! Grazie. Ma adesso posso fare qualcosa di più incredibile. Questa si chiama apparizione, ma adesso proviamo con la levitazione, non lievitazione. Levitazione. Mi fai levitare me, per caso? No, già levitato. Okay. Tu sei lievitato. Ok, osservate attentamente. Ooh.
niente, non c'è niente, non c'è niente. Vogliamo provare insieme, Mary? Sì. Gentilmente, cosa prendi gli angoli della tovaglia, sì, e immagina che il tavolo si alzi lentamente. Sulla tovaglia? C'è niente. Prova ad alzare la tovaglia e guardare sotto. Nulla. Nulla. Proprio niente. Lo sta tenendo lei, guardate. Io? Sto facendo tutto io? Mio Dio. Nulla. Ma davvero succede questo? Anche senza scatola, attenzione. Ho detto sì, che era Maya. Proviamo, proviamo. E io non lo sapevo. Gira insieme a me, lentamente. Sì. Wow. Sì. Ma fantastico. Wow. Incredibile. Grazie. Bravissima. Brava Mary. E per togliere, bravissima, per togliere qualsiasi dubbio, puoi controllare. Puoi prenderlo, sì, sì, non c'è nulla, guardate. Nulla, sì, sì, sì. Nulla, sì, proprio. Grazie. Mago Domi! Complimenti. Che meraviglia. E anche guadagnato un assistente. Beh, hai visto che brava. Wow, complimenti. Ho un futuro. Bravissimo. Ho un futuro. Prossimo spettacolo, se sei libera. Ma con grandissimo piacere, grazie per essere stato, grazie, con noi, voi, questa sera. Grazie. Buon anno, grazie, anche buon anno, al Mago Domin. Allora, adesso... Oh, sei brava. Non lo sapevo neanch'io. Mazza. Hai paura adesso? Adesso ti sollevo con un dito. Voglio provaci. Adesso è arrivato il momento della nostra Federica. A te. In pistola, sì, ma le mitragliere erano copertura, faceva traffico d'armi con Cuba, innamorata, sì, ma di Miguel, ma Miguel non c'era, era in cordigliera da mattina a sera. Abbracciava sulle casse di nitroglicerina. Tornò Miguel, tornò, la vide impallidì, il cuore suo tremò, quattro colpi di pistola le sparò. Maracaibo, mare forza nove, fuggire sì ma dove? Spezzato una pinna nera nella notte scura come una bandiera, morde il pesce cane nella pelle bruna, una zanna bianca come la ballar nuda, za, za, un gran salotto, 23 mulatte, danzano.
danzano come matte. Casa di piacere per stranieri, 130 chili. Splendida regina, rum e cocaina. Esprimermi oppure no, non so se anche voi avete visto quello io che abbiamo sapevo, visto io non noi, sapevo proprio se venire in questo momento. Comunque facevamo meglio non aprire, eh. Io ti avevo detto sbarriamo ma il cancello, la porta? Blocchiamo le porte, sbarriamo hanno tutto. Hanno rovinato tutto, era una serata così chic, così elegante, la musica, l'oroscopo, le guarda, notizie, la cucina. Vuoi metterti tutto a questo lato, scusami, perché... Non hanno il microfono e viva, non facciamoli parlare. Mamma allora devo dire basta, basta a rovinarci il Capodanno. Hanno rovinato tutto, però non finisce qui perché noi tra poco, dopo la pubblicità, torniamo. No, ma senza di loro. Ci vediamo.